La seconda generazione, strettamente correlata alla prima, ma che, a differenza di quest'ultima, presenta meno tratti inquietanti, come se i produttori avessero deciso di diminuire questi casi macabri e poco rassicuranti. Nonostante ciò, però, anche al di là del Monte Argento si nascondono delle verità inquietanti che forse sono state accuratamente celate tra le origini dei Pokémon di seconda generazione. Un Pokémon a prima vista innocuo e simpatico, Gligar nasconde dietro la sua personalità burlesca un predatore con tecniche di caccia impeccabili. Questo Pokémon si aggrappa letteralmente alla testa della preda designata, ferisce in continuazione la vittima con le chele e le zampe appuntite, strappando la pelle del volto, finché lo sventurato, ormai privo di energie, non sarà neppure in grado di opporre resistenza mentre Gligar lo perforerà col suo aculeo, iniettando all'interno del suo corpo un veleno devastante. Di certo, una morte orribile che questo Pokémon infligge, lenta e incredibilmente dolorosa. Nonostante ciò, però, il Pokémon continuerà a mostrare sempre la faccia sorridente all'allenatore, forse per non destare in lui nessun sospetto. Forse tra i migliori Pokémon di tipo buio, Sneasel presenta un carattere subdolo, spietato e spesso anche crudele. Questo Pokémon non esita a infastidire Pidgey e ad allontanarlo dal nido per poi avventarsi su uova e neonati senza alcuna distinzione. È ispirato ad un essere folclorico giapponese, il Kamaitachi, un essere dalla rapidità incontrollabile che provoca con i suoi artigli delle continue ferite ai passanti che a volte, se non nella maggioranza dei casi, non escono vivi. C'è chi dice che queste ferite provochino emorragie copiose, senza provocare però alcun dolore, e che la morte avvenga per dissanguamento. Altri invece sostengono che queste ferite non sanguinino, ma che siano semplicemente così dolorose da diventare insopportabili. Esattamente come questo essere. Sneasel attacca la preda di passaggio con tale foga da fermarsi solo quando la vittima non sarà nemmeno riconoscibile. Come se non bastasse, è in grado di individuare tutti i punti deboli del nemico, lasciandolo praticamente senza alcuna via di fuga. Avete mai provato a seguire il volo di un uccello? Beh, se così fosse, spero per voi che non si trattasse di un Murkrow. Questo Pokémon è ispirato al corvo, un animale sempre associato al male, alla sfortuna e alla stregoneria, talvolta in personificazione di Satana stesso. C'è chi dice che porti sfortuna anche solo la sua vista e che il suo volo sia un presagio di morte per coloro che si trovano al di sotto della sua traiettoria. Come se non bastasse, è in grado di imitare voci umane, versi di Pokémon ed è costantemente in cerca di materiale luccicante da rubare. Nel caso lo si volesse inseguire, beh, forse è il caso di fare attenzione. Murkrow astutamente porta i suoi aguzzini fuori dai centri abitati, facendoli inoltrare in foreste dalle quali poi pare che in pochi siano riusciti ad uscire. La prossima volta che guarderete il cielo stellato di notte, fate attenzione ai Murkrow sopra la vostra testa. Mai sfidare le tradizioni popolari. L'unico spettro introdotto in questa generazione di certo non poteva essere normale. Mistrivas, nonostante il suo aspetto, possiede degli aspetti e dei rimandi al folklore giapponese piuttosto inquietanti. Il suo nome gli fa portavoce. Contiene infatti la radice della parola dread, ossia terrore. Questo Pokémon nella notte emette suoni raccapriccianti, lamenti, singhiozzi, urla, versi striduli. Tutto ciò volto a nutrirsi della paura di chi lo incontra. Nonostante il Pokédex affermi che questo Pokémon faccia tutto ciò per scherzo, oltre che per nutrirsi, la verità che esso cela è molto più raccapricciante. Misdreavus è infatti ispirato al Nukekubi, uno spirito folclorico giapponese assomigliante in tutto e per tutto ad un essere umano. Questo perlomeno solo nelle ore diurne. Di notte, infatti, la testa di questi spiriti
si stacca dal corpo, cercando prede nell'oscurità. Esse attaccano e torturano la vittima fino ad ucciderla. Ma qualora al loro ritorno non dovessero trovare il loro corpo, morirebbero. Questi esseri presentano moltissime analogie con il classico vampiro occidentale, quello che tutti noi conosciamo. Su questo Pokémon c'è poco da dire. Unknown, sconosciuto, lo dice la parola stessa. Un Pokémon, anzi una specie di Pokémon, misteriosa, detentrice del segreto di una civiltà scomparsa e velata da quell'aura di inquietudine generata dai luoghi nei quali gli Unknown si trovano, rovine di popolazioni ormai estinte. Pare che questi Pokémon uniti creino un grandissimo potere, che però per ora è ancora un'incognita. Il mistero mai risolto sulla loro nascita ha portato alla loro mistificazione, portandoli quasi ad essere considerati dei leggendari. Forse però ciò che più li rende inquietanti è la frequenza radio delle rovine d'Alpha, per intenderci, quella che avete ascoltato fino ad ora.